Allora, oggi quello che andremo a fare è continuare a parlare ovviamente di React e dei componenti, ma aggiungendo un elemento, diciamo così, essenziale, che è lo stato. E per il quale non vorrei sentire parlare. Ok. Prima di parlare dello stato, che ci porterà via queste 3 ore e in parte la settimana prossima, l'altra domanda che volevo farvi al netto delle date d'esame è: proviamo a, non distruggere l'aula per favore, proviamo a riassumere in 2 parole che cos'è un componente React. E per proviamo intendevo voi provate a riassumere in 2 parole che cos'è un componente React. E ora è il momento di parlare, ecco, non prima. E questa è una definizione corretta, abbastanza di precisa, di basso livello, ma sì, è una funzione. L'abbiamo scritto come una funzione che ritorna, nel nostro caso, del codice JSX, ma a che cosa serve un componente? Per renderizzare un elemento nella pagina. Per renderizzare un qualcosa nella pagina, un elemento, ok. Ok. La logica su come i componenti si renderizzano è un qualcosa che decidete voi, o che un singolo componente si renderizza, è un qualcosa che decidiamo noi, o un qualcosa che ci viene dato da React e noi possiamo solo adattarci a quello che React ci chiede di fare? Ci viene dato da React. Quindi noi dichiariamo un componente, diciamo un componente è fatto di questi elementi e poi ogni elemento sarà di tipo di un altro componente fino ad arrivare a quelli elementari, diciamo così, derivati da HTML, quindi div, p, h1 e quant'altro. Ok. I componenti per ora abbiamo visto che ricevono che cosa? Possono ricevere un input da codice che è una props. E le props sono solo in, si possono scrivere o si possono solo leggere all'interno del componente? Sono in solo lettura. Perfetto. Quindi un'applicazione React, per come l'abbiamo vista finora, ma in realtà anche in generale, è un insieme di componenti che in qualche modo vengono renderizzati. E questi componenti li abbiamo visti realizzati come funzioni, che è il modo preferito di React per farlo. Non è l'unico, c'è anche un modo per creare componenti a classi, però i sviluppatori di React sconsigliano di utilizzarlo e consigliano di utilizzare la creazione attraverso funzioni. Oggi quindi cosa facciamo? Continuiamo a parlare di componenti e in particolare parliamo di, come vi dicevo, dello stato, che è uno degli elementi più importanti di un componente, e che definisce quello che un componente, se ricordate il diagrammino della settimana scorsa, o di 2 settimane fa, noi dicevamo che per cambiare quello che un componente mostra, noi dobbiamo cambiare lo stato. Quindi dalla vista cambiamo lo stato, e lo stato poi a sua volta aggiorna la vista. Quindi finché non agiamo sullo stato, non possiamo cambiare la visualizzazione, la renderizzazione di un componente. E per cambiare lo stato, però, ci serve introdurre... Non ci si può muovere oggi. Ci serve introdurre il concetto di hook. Che, perché? Perché la modalità in cui cambiamo lo stato lo si fa attraverso un hook.
E ci sono anche altri hook che vedremo nel corso, ma quello dello stato è il primo, è quello più fondamentale. Ok? Allora, partiamo da che cos'è un hook. I componenti a funzione, in generale, hanno dei vantaggi e degli svantaggi rispetto, per esempio, ai componenti a classi, che React ci dice non usateli e noi non stiamo usandoli. Hanno dei vantaggi. Sono semplici, sono delle funzioni, non dobbiamo costruire classi, non dobbiamo creare cose complesse perché è una funzione normale. Sono però funzioni che cercano di utilizzare l'approccio funzionale, quindi sono funzioni pure. C'è una proprietà, un componente definito e noi renderizziamo il componente in base alle props che otteniamo. Quindi quello che abbiamo visto l'altra volta, essenzialmente. Ricevamo delle props, le props vengono lette dal componente, il componente viene renderizzato a schermo. Per definizione, dato che sono funzioni pure, non possono avere uno stato interno e non possono avere quelli che vengono chiamati side effect. Quindi questo rientra nel fatto, nell'idea che questi componenti funzionali siano funzioni pure. Cosa vuol dire che non hanno stato? Che non possono al loro interno avere alcuna variabile che tiene in considerazione qual è lo stato del componente in quel momento. Quindi se ho all'interno del componente un bottone il cui numero deve incrementare da 1 a 5, questo è uno stato del componente, il fatto che il componente, l'elemento in quel momento, abbia il valore di questo bottone valga 1, 2, 3, 4, 5. Questo non è previsto da una funzione, da un componente, perché non la renderebbe pura. E l'altro caratteristica è che, dato che una funzione è pura, non dovrebbe avere side effect. Cosa vuol dire side effect? Sapete cosa vuol dire side effect? Sì, la traduzione in italiano è effetto collaterale, ma in ottica, in ambito di programmazione? Non deve modificare altri componenti e altri elementi della pagina, cioè dato a input costante, tutte le volte che questo componente si renderizza, si deve renderizzare nello stesso identico modo. E inoltre tutto quello che avviene all'interno di un componente deve influire, come diceva lui, solo l'interno di un componente, quindi non può essere influenzato da altri componenti o lui non può influenzare altri componenti, altri elementi della pagina. Questo per lo stato non è un grosso problema, perché lo stato comunque sarebbe all'interno del componente. Lo è se pensate, per esempio, che a un certo punto ne vorremmo chiamare quell'API che abbiamo definito nel server. E dell'API, una risposta dell'API che arriva dal server sarà un side effect, perché è un qualcosa che avviene al di fuori dal componente senza controllo, perché è un server che potrebbe rispondere cose in un certo modo o no. Quindi il fatto che una funzione pura, come un componente funzionale, non possa avere stato e non possa avere side effect ci complica un po' le cose, perché appunto se ci serve uno stato non potremmo averlo e se volessimo chiamare un API da un server, come quello che abbiamo fatto, non potremmo farlo mantenendo la funzione pura. Inoltre, un componente funzionale non ha un ciclo di vita a sé stante, è un componente, lo si renderizza, l'abbiamo già visto, e potrebbe però definire delle funzioni, degli handler, che però di nuovo non sono molto utili, quindi definire funzioni che vengono chiamate in base al click del bottone, eccetera, che però non sono molto utili in assenza di uno stato che tenga traccia del valore precedente e successivo o dell'output di questa funzione. Allora, dato che i componenti funzionali hanno queste limitazioni, per non intaccare il fatto che la funzione debba essere pura, cosa hanno pensato gli sviluppatori di React? Hanno pensato di avere uno strumento, che sono gli hook, per risolvere questi e altri limitazioni che i componenti funzionali hanno. Quindi avremo un hook per lo stato. Quindi non andremo a intaccare la funzione pura andando a definire all'interno uno stato, ma useremo un hook che a sua volta è una funzione, per gestire lo stato e avremo anche un hook per gestire i side effect.
e avremo vari hook, vedremo almeno tre hook all'interno del corso. Quindi uno sicuramente per lo stato, uno è per i side effect e uno sarà per il contesto. Quindi gli hook sono stati proposti nel 2018 e poi stabili dal 2019, quando poi React ha iniziato a spingere di più per l'adozione dei componenti funzionali rispetto ai componenti a classi. E quindi cosa sono questi hook? Sono aggiunte ai componenti funzionali per accedere appunto a queste feature che o sono avanzate o non sono possibili all'interno di una funzione pura. E quindi meccanismi speciali per superare queste limitazioni in una maniera però controllata, quindi senza di nuovo andare a intaccare il concetto stesso di funzione pura. E per come funzionano, va definito un hook per ogni funzionalità richiesta. E un hook alla fine è una funzione definita e strutturata in un certo modo. Qui c'è una serie di hook, noi come vi dicevo andremo a vedere i primi tre. E il primo è quello che useremo, che vedremo oggi, quello relativo allo stato. E notate che gli hook in React si chiamano sempre use qualcosa. Quindi l'hook dello stato si chiama use state. L'hook per i side effect si chiama use effect. E quello per il contesto si chiama use context. E così via, ci sono poi altri hook a disposizione. E noi appunto vedremo all'interno del corso i primi tre che sono i principali, partendo, come dicevo, da quello dello stato che ci permette di definire ogni hook di stato, ci permetterà di definire una variabile di stato all'interno del componente. Quindi ci permetterà di definire lo stato all'interno del componente. Giusto per ricordarci quello che abbiamo detto qualche settimana fa o la settimana scorsa, noi abbiamo un componente React che al suo interno che fa parte di un element tree una volta che viene renderizzato, e tramite le props certe informazioni vengono passate ai componenti figli all'interno di questo element tree. Quindi le props, abbiamo detto, sono sempre top down. E come mostra questa immagine, e questo di nuovo l'abbiamo già detto, le props vengono sempre passate e quindi poi il componente riceve delle props, può leggerle, può visualizzarle, può utilizzarle ma non cambiarle. E poi, vabbè, poi c'è il contesto, che è una sorta di variabile globale, che è utile quando si vuole passare la stessa informazione più o meno contemporaneamente a tanti componenti. Pensate se io avessi un'applicazione e volessi farla diventare multilingua. Il fatto che siamo in italiano, in inglese, in francese, in spagnolo, eccetera, è un'informazione che tutti i componenti che hanno del testo vogliono ricevere, perché devono cambiare la lingua. Allora, senza contesto, avremo una props che va a diramarsi su tutti i componenti che hanno del testo. Col contesto è una sorta di variabile globale che cambiando tutti possono leggere e quindi possono agire di conseguenza. Stessa cosa se volessimo avere il dark mode e il light mode. È un'altra informazione che ogni componente deve avere per potersi renderizzare correttamente. E poi c'è lo stato. Lo stato vive all'interno di un componente e può essere sia letto che modificato dal componente stesso. Quindi, a differenza della props che viene ricevuta da un componente e basta. Un componente può solo riceverla o inviarla a un componente all'interno dell'element tree al suo interno. Lo stato può essere letto una volta creato, ma anche non solo creato, ma modificato all'interno di un componente. Può lo stato essere mandato a un altro componente, secondo questa figura? No, lui dice. Se io componente A definisco uno stato 5, posso mandare lo stato, posso condividere lo stato con un altro componente? No, lo stato non posso condividerlo. Posso condividere il valore 5 con un altro componente?
Sì, come? Tramite le props. Quindi, mentre lo stato vive all'interno del componente, se io però devo mandarlo da un'altra parte, il valore attuale dello stato. Quindi, se poi cambia, ovviamente no, la props non viene aggiornata automaticamente, ma il valore attuale posso mandarlo a un altro componente tramite le props, esattamente come abbiamo fatto per inviare altri tipi di informazioni, altre variabili che abbiamo definito la settimana scorsa. Quindi, il meccanismo per passare informazioni da un componente a un altro rimane principalmente le props. Questo è un qualcosa che agisce all'interno del singolo componente. Quindi, per ricordarci e riassumere, le props sono questa è tecnologia avanzata del Politecnico. Le props sono. Porzioni di dati, quindi dati immutabili, sono in sola lettura, che passiamo ai componenti figli dai genitori. Lo stato è dove il componente mantiene le proprie informazioni localmente. E ricordate quello che avevo detto in origine, quando lo stato cambia, il componente si rirenderizza. Quindi ogni volta che c'è un cambiamento di stato all'interno del componente, l'intero componente si rirenderizza. Quindi, come faccio a cambiare un componente, devo cambiare lo stato. Questo è fondamentale perché è uno dei pochi, se non uno dei pochi modi per modificare il rendering di un componente, cambiare lo stato. È anche il primo, il più semplice. E lo stato è privato al componente, quindi come dicevamo, non è visibile agli altri componenti, non è condivisibile con gli altri componenti ed è cambiabile solo dall'interno del componente. Se vogliamo passarlo, possiamo passarlo come props. E il contesto, come vi accennavo prima, è una sorta di props globale e implicita che è passata a tutti i componenti che sono interessati, come nel caso del cambiare lingua. Quindi un'informazione che va passata a tanti componenti allo stesso momento. Abbiamo già visto come si passano delle props, quindi ogni attributo in JSX viene messo a disposizione come props nell'attributo che lo contiene, quindi se abbiamo un header che ha un attributo header text, props.header text è la props che viene passata e contiene la stringa hello in questo caso. Sono read only e possono ovviamente essere qualunque oggetto JavaScript, inclusi elementi React. Quindi noi potremmo mettere un elemento React, quindi un elemento React all'interno di una props per passarlo a un altro elemento. Perché JSX è comunque sintassi valida in JavaScript. Lo stato è invece un oggetto che contiene dati di nuovo locali al componente, privati, che possono di nuovo essere modificati dai componenti stesso e si possono definire e modificare e creare attraverso questo hook che è useState. Come si usa useState? Gli hook sono abbastanza semplici da utilizzare, da creare, poi hanno alcune caratteristiche particolari su come si comportano, ma a una prima vista sono abbastanza facili da usare. Beh, la prima cosa da fare per usare useState è importarlo, ovviamente. Dopodiché, per creare uno stato all'interno di un componente, immaginiamo di avere questo componente short text e vogliamo creare uno stato hidden che ci dica se il componente è nascosto oppure no. Lo useState si definisce così, è una variabile, quindi const let è una variabile, poi all'interno di due parentesi quadre c'è il nome che vogliamo assegnare allo stato, virgola, il nome della funzione che si può utilizzare per modificare quello stato. E tipicamente, se lo stato si chiama hidden, la funzione si chiama set hidden. Quindi stato x, funzione set x.
Questa è una variabile, quindi questa è una variabile che è uguale a useState. Quindi questo hook, quindi inizializziamo questo hook. E useState può avere un parametro che è quello di default che viene utilizzato all'inizializzazione dello stato. Quindi in questo caso che cosa fa useState? In questo caso useState crea lo stato hidden, lo inizializza true, e mette anche a disposizione una funzione che si chiama setHidden che servirà per rimpiazzare lo stato. E notate rimpiazzare lo stato. Quindi setHidden non va a modificare un pezzo dello stato, ma lo rimpiazza interamente. Che nel caso di un booleano non ci sono molte altre cose da fare, ma se lo stato fosse per esempio un array o un oggetto, il setX comunque rimpiazzerebbe l'intero array o d'oggetto. Quindi una variabile di stato è tipicamente un valore semplice, vero, falso, un numero, una stringa e quant'altro. Può ovviamente essere un oggetto, può ovviamente essere un array. E non c'è bisogno che rappresenti l'intero stato del componente, perché si possono creare più variabili di stato all'interno di un componente. Basta usare più volte useState. Quindi se noi ne volessimo avere due, hidden e language, potremmo avere const hidden setHidden useState true e const language setLanguage uguale useState aperta parentesi stringa it, per esempio. Ok, quindi questo è come si utilizza useState. Come si definisce useState? Come si definisce uno stato? Lo si definisce con useState, si può passare un parametro di inizializzazione e si crea così una variabile di stato che si chiama hidden e il suo metodo per cambiare, per rimpiazzare lo stato che si chiama setHidden. E quando lo si vuole utilizzare, semplicemente lo si utilizza come se fosse una variabile, hidden, quindi in questo caso se hidden è true, allora fai quello che viene dopo, altrimenti non fare niente. E se si vuole utilizzare il metodo per variare la callback, per variare lo stato, basta chiamare setHidden con un nuovo valore che rimpiazzerà lo stato quando c'è bisogno. In questo caso a un click viene cambiato lo stato. Sì. No, se setHidden è una funzione già definita all'interno del componente? Non ho capito la domanda. Sì. La crea useState. useState crea due cose, una variabile che gestisce lui però, quindi non è una variabile const hidden uguale, quindi è una variabile di stato che viene gestita da useState, che è hidden, e crea anche una funzione che serve per rimpiazzare lo stato, che è una callback ed è asincrona, giusto per rendere le cose più facili. Ok? Quindi queste sono di nuovo cose che React, in questo caso Look, gestisce per conto proprio. Questo è essenzialmente quello che vi ho già detto. Sì. Ecco, l'altra cosa che mi sono dimenticato è che, ovviamente, usando la funzione set qualcosa, in questo caso dell'esempio setHidden, la funzione non solo rimpiazza lo stato corrente con quello nuovo, ma anche triggera un re-rendering del componente. Quindi nel momento in cui noi qui andiamo a fare questo click, questo impostare setHidden a false, triggera un re-rendering dell'intero componente short text. Per visualizzare ovviamente il risultato dell'operazione.
perché sennò non vedremmo il risultato. Qui c'è un altro esempio, una versione un po' più corta di quello che faceva in parte Hidden. Quindi abbiamo di nuovo un bottone, in questo caso, che definisce uno stato English e uno stato set English, e di nuovo con un valore inizializzato a un valore booleano, quindi vero o falso. E che cosa fa questo componente? Questo componente, se lo stato è true, quindi se la lingua è inglese, renderizzerà al suo interno un bottone con la stringa hello. Se lo stato non è inglese, quindi se inglese è false, renderizzerà ciao. Quindi dentro il componente la variabile viene utilizzata, come vi dicevo prima, come fosse una variabile normale, come se fosse una variabile qualunque. E E quindi permette di personalizzare il risultato secondo lo stato corrente. E in queste righe di codice c'è un modo poi per cambiare il valore di English e quindi re-renderizzare il componente? Sì, no. Return e ritorna il bottone. Già il bottone con dentro o English, o hello o ciao. Se volessi passare dall'inglese all'italiano in queste 5 righe di codice, c'è qualcosa che mi fa passare dall'inglese all'italiano? No. No, ok. Bene, era facile. Aggiornamento dello stato. Come dicevo, tutte le modifiche dello stato devono essere richieste attraverso set nome dello stato, aperta parentesi, nuovo valore che va a rimpiazzare lo stato. Non bisogna mai modificare lo stato direttamente. Quindi fare hidden uguale qualcosa non è da fare. E come vi dicevo sempre prima, il set nuova variabile di stato applica le modifiche in maniera asincrona. Quindi non necessariamente immediatamente, proprio perché è una callback asincrona. Quindi, detto ciò, come aggiorniamo lo stato? Come lo usiamo è facile, c'è una variabile, lo leggiamo la variabile, la usiamo al bisogno, la stampiamo ed è risolto. Come l'aggiorniamo? Abbiamo due modi per aggiornare lo stato. Uno è utilizzando direttamente un nuovo valore, come nel caso di true e false che abbiamo visto prima. Quindi, per esempio, set hidden false. Set hidden false prende false e lo va a sostituire con qualunque cosa ci fosse in hidden. Ora, tecnicamente, se hidden avesse dentro false e noi andassimo a scrivere qui ciao come valore da passare, funziona. Perché set hidden non è tipizzato JavaScript, quindi set hidden prende il valore di passato e lo inserisce nella variabile di stato. Ovviamente questo, il terzo punto scritto lì, non dovrebbe succedere perché per consistenza nel rendering e per consistenza nel resto dell'applicazione, se uno stato lo abbiamo inizializzato o lo stiamo pensando per contenere un booleano, dovremmo sempre aggiornarlo con un booleano e non con qualcosa che non lo è. Questo, di nuovo, anche solo pensando al rendering, questo è essenziale, perché se renderizziamo qualcosa sulla base che sia vero o falso, e se poi lì dentro ci va a finire un oggetto, ovviamente è un oggetto vero o falso, dipende, se ricordate true, fie e false. L'aggiornamento con uno stato può dipendere dalle props e rimpiazza il valore corrente dello stato. Un altro modo per aggiornare lo stato è con una funzione. Quindi all'interno di set x, set variable di stato, si può utilizzare non solo un valore, ma si può utilizzare un'altra funzione. Quindi una callback. Una callback che tipicamente si scrive come arrow function, perché è più pratico, e che deve sempre ritornare il nuovo stato.
di nuovo il concetto di set X e che comunque rimpiazza lo stato esistente, rimpiazza interamente lo stato esistente. Quindi con una variabile si prende quella variabile e con un nuovo valore si prende quel valore e lo si rimpiazza al valore esistente. Con una funzione, questa funzione deve ritornare l'intero oggetto, l'intera variabile da rimpiazzare. Comunque, e quando si utilizza un cambiamento di stato con una funzione rispetto a quando si fa con un nuovo valore? Si utilizza una funzione quando il nuovo stato dipende dallo stato precedente. Quindi se io sto contando, come in questo esempio, e voglio incrementare di 1, ovviamente devo sapere qual è lo stato precedente. Perché se sono a 0 andrò a finire a 1, ma se sono a 50 andrò a finire a 51. Quindi voglio sapere qual è lo stato precedente. Non posso mettere un numero a caso. Allora, in quel caso, utilizzo un aggiornamento di stato attraverso una callback, che è di nuovo anche lei, che è asincrona, quindi tutto questo avviene in maniera sempre asincrona, che va a prendere nel parametro il valore corrente dello stato e nel corpo della funzione fa un'operazione per modificare interamente di nuovo lo stato. Quindi in questo caso setStep prende il valore di oldStep 5 e va a fare return oldStep più 1 e quindi tornerà 6. Di nuovo, questa funzione deve rimpiazzare lo stato corrente, deve sempre tornare uno stato intero e non deve mutare, non deve cambiare oldStep. Quindi può, se oldStep è un numero, aggiungere 1 e ritornarne il risultato, ma se oldStep è un oggetto, deve creare un nuovo oggetto. Non deve andare a modificare oldStep. Quando usare una funzione o quando usare un cambiamento di valore, per esempio tramite un oggetto in set x, set variabile di stato. Ovviamente se la logica dipende, se la logica per il prossimo stato dipende dallo stato precedente, va usata una funzione, perché ci mette a disposizione lo stato attuale. Ora, ovviamente qui noi avremmo anche potuto prendere set hidden e vedere se set hidden era vero, allora mettere false e viceversa se volevamo cambiare. Il costo di non farlo è però minimo, perché dato che ci sono solo dei valori vero e falso, se anche fosse falso e noi lo rimettessimo a falso, in realtà React è abbastanza furbo da non propagare poi questa informazione sul DOM vero e proprio. Ma ovviamente se è più complesso, questo ha una differenza. Quindi, di nuovo, questo ripete che quando vogliamo utilizzare il valore precedente e aggiornarlo è sempre bene passare da una funzione. Si può anche fare una roba del genere, quindi set counter, aperta parentesi, prendere la variabile di stato counter più 1. Questo è possibile, funziona. Questo ha un problema, che counter è valutato quando set counter è chiamato, mentre il nuovo stato all'interno di set counter sarà segnato a un certo punto nel futuro in maniera asincrona, quindi di nuovo in maniera non predicibile per noi. E se ci sono più richieste asincrone, se ci sono più stati, se ci sono qualcosa che rallenta l'esecuzione, eccetera, alcuni, dato come funziona JavaScript, quindi l'event loop, se lo ricordate, alcuni aggiornamenti potrebbero utilizzare un valore sbagliato di counter. Quindi magari alcuni aggiornamenti usare counter a 5 e altri aggiornamenti che avrebbero dovuto usare counter a 6, perché è già incrementato, in realtà utilizzano ancora counter a 5. E quindi non funziona correttamente. Questo perché il nuovo stato, l'output di set counter, sarà di nuovo asincrono e verrà assegnato a un certo punto. Quindi nel caso di più richieste asincrone, alcuni aggiornamenti dello stato potrebbero non avere informazioni aggiornate, quindi avere a un certo punto uno stato che non è coerente con quello che volevate voi.
Quindi il modo safe per farlo è utilizzare ogni volta che c'è bisogno, e l'ho già detto, perdonatemi se lo ripeto per la quarta volta, ogni volta che c'è bisogno di utilizzare uno stato precedente, di fare variazione rispetto a uno stato precedente, bisogna usare una funzione per, all'interno di set X, per manipolare lo stato. Perché in questo modo, questo counter qui, in set counter, è garantito che abbia sempre l'ultimo valore disponibile. Quindi non può mai capitare che, se counter doveva essere 6 ed essere incrementato di 1, non può mai capitare che counter abbia un valore vecchio come 5, come 4. Perché questo è un qualcosa che React garantisce se viene utilizzata la funzione. Sì. Professore, ma a volte può capitare che noi aggiorniamo il valore dello stato e non viene renderizzato il componente? Perché a me è successo a volte. Un aggiornamento di stato triggerà un aggiornamento del componente. Così. Poi, la domanda può essere, React si è accorto che è cambiato lo stato? E questo è un altro discorso che poi affronteremo. Ma con uno stato semplice, come un booleano, un numero, una stringa, okay, non capita. Non dipende magari anche da come vengono composti i componenti, se, cioè se ce ne sono parecchi. E può anche dipendere da cosa è stato fatto nel resto del, okay, del codice. Però un trigger, un cambiamento di stato, nel momento in cui React si accorge ovviamente, riesce a capire che quello stato è cambiato, tipo da 5 a 6, questo è ovvio che se ne accorga, e triggerà un re-rendering del componente sempre. E se uno per esempio usa un oggetto, ci sono modi per, lo vedremo dopo, ci sono o array, ci sono modi per aggiornare lo stato in maniera, in un certo modo, perché se no, lo vedremo più che con lo stato, poi ce ne accorgeremo con, più avanti con lo use effect, se no React potrebbe non accorgersi che l'oggetto è cambiato. Per lui è ancora lo stesso di prima e quindi a quel punto non triggerare niente. Però ci sono modi per gestirlo. Chi genera i cambiamenti di stato? Tipicamente i cambiamenti di stato sono generati da eventi che avvengono in maniera asincrona, ecco anche perché i set, eccetera, sono asincroni. E questi eventi, nella maggior parte dei casi, sono event handler dall'applicazione web. Quindi 9 volte su 10 probabilmente noi scriveremo on click. Quindi quando si clicca un bottone, quando si fa un'operazione, andremo a triggerare, chiamare un cambiamento di stato. Altri possibili cambiamenti di stato possono essere, per esempio, dati da delle risposte al server attraverso la gestione dei side effect. Però rimaniamo su quello che conosciamo in questo momento, quindi cambiamenti di stato dovuti ad eventi del DOM. Quindi clicco su un bottone, sottometto un form, clicco su un link, faccio delle operazioni nella pagina web in maniera asincrona, perché la persona ovviamente agisce in maniera parallela all'applicazione web. Quindi in questo caso cosa abbiamo? Abbiamo un onClick che chiama questo toggle language, e questo toggle language è un arrow function che prende il valore attuale dello stato con una funzione e, dato che è un booleano, fa l'opposto. Quindi se è true diventa false e viceversa. Tipicamente quello che si fa non è tanto definire, se la funzione è breve e richiede un'operazione rapida, come in questo caso, non è tanto definire un'altra funzione che gestisca l'onClick, ma definirla direttamente all'interno dell'onClick stesso. E notate che l'onClick, poi lo vedremo anche dopo nell'esercizio, notate questo nell'onClick. L'onClick al suo interno ha una funzione, ha una callback, che a sua volta chiama il set qualcosa. Perché, secondo voi? Perché non basta scrivere? Perché non basta scrivere così? On click set English. Viene eseguito immediatamente. Viene eseguito immediatamente, cioè? La callback passiamo al riferimento della funzione, quindi quando il bottone viene cliccato chiamiamo quella funzione, invece se facciamo solo set English, appena viene realizzato il componente si trigger set English. Esatto. Quindi quando c'è
In questo caso viene chiamata, è corretto dire viene chiamata immediatamente. Diciamo, proviamo a dirlo anche in maniera levemente diversa. Quello che c'è in React nelle parentesi graffe sono espressioni JavaScript che vengono risolte nel momento in cui il componente viene renderizzato. Quindi, se in quell'espressione c'è una funzione, quella funzione viene chiamata e il risultato di quella funzione viene inserito al posto della funzione stessa, in questo caso. Quindi, se noi non avessimo questa arrow function qui all'interno, il setEnglish ci darebbe un bottone con onClick uguale false. Perché setEnglish del valore attuale invertito, dato che il valore attuale di default in fase di renderizzazione è true, diventa false, quindi onClick false. Quindi quando noi clicchiamo sul bottone non succede niente, perché non c'è una callback, non c'è una funzione collegata, c'è un booleano collegato. Questo capita perché, di nuovo, le parentesi graffe si aspetta un'espressione JavaScript, quindi se un'espressione JavaScript da eseguire subito, da interpretare subito, React, prima di fare il rendering, la interpreta, la esegue e poi non se ne preoccupa più. Quindi il fatto che dentro un click ci sia una funzione ci serve perché vogliamo tenere quella funzione quando clicchiamo, vogliamo eseguire quella funzione solo quando clicchiamo sul bottone e non solo in fase di rendering. Ok? Il valore di default. Il valore di default viene utilizzato solo ed esclusivamente al primo rendering del componente. Quindi questo true qui viene utilizzato solo al primo rendering del componente o quando fate il refresh dell'intera pagina, che è l'equivalente al primo rendering del componente. Quindi in nessun rendering intermedio scatenato dal componente o scatenato da altri componenti che contengono questo componente al suo interno, questo valore di default viene riletto. Viene solo retto quando viene creato per la prima volta il componente. E può essere un valore, come nel caso di true o false, o può anche essere una funzione. L'importante è che ci dia un valore di default da inserire, e di nuovo, anche se fosse una funzione, sarebbe chiamata solo nel rendering iniziale del componente. Il valore iniziale può essere calcolato dalle props, dato che un componente riceve una props, questo potrebbe essere utilizzato per inizializzare lo stato del componente, ma non è raccomandato, quindi è da evitare quando possibile. E in ogni caso non aggiornerebbe il componente se la props viene cambiata. Perché? Perché il componente viene comunque, quello stato iniziale viene comunque impostato solo in fase di creazione del componente, quindi di rendering della prima volta del componente nella pagina. Quindi anche se la props cambiasse, venisse passata una props, questa non verrebbe letta dal componente finché non fate il refresh della pagina o ricaricate l'applicazione React. Quindi questo può dare bachi concettuali o avere comportamenti che non sono quelli che ci si aspetta di avere e quindi non è raccomandato. Vabbè, qui c'è un esempio. Quanti stati o quanto grosso deve essere lo stato? Allora, la, diciamo, regola di buon senso è che uno può avere tanti stati quanti vuole, un componente può avere 3, 4, 5, un numero di stati che gli serve, e non è necessario avere un solo componente, e se uno vuole avere più stati fa esattamente quello che fa quando si definisce un singolo stato. Const, nome dello stato, virgola, set, nome dello stato, uguale useState, eventuale valore di inizializzazione. E poi, se ne ha bisogno di 3 volte, ripete la riga con nomi di variabili di stato diversi per 3 volte. E poi chiama al bisogno i suoi set x. Diciamo così, regola, la cosa da tenere a mente è che se ci sono delle proprietà che non sono collegate tra di loro, è buona norma usare stati separati.
Quindi in questo caso, noi, in caso di questo esempio, c'è un hidden, un count e un mod, come valori di stato. E questi non sono collegati tra di loro, non è che cambiando il count cambia l'hidden o cambiando il modo cambia l'hidden o viceversa, non c'è una relazione tra questi tre stati. Quindi anche se noi potremmo scrivere un unico array che contiene dentro hidden, count e mod e usare quello come stato, potremmo, non è vietato, non lo facciamo, primo perché gestire un array è più complicato che gestire tre stati individualmente, secondo perché quando andiamo a modificare un solo elemento di quell'array di tre elementi, dobbiamo comunque ricreare l'intero array, quindi finché un array di tre elementi non cambia tanto, se inizia a essere un oggetto più complesso, un array di oggetti, doverlo ricreare tutte le volte è costoso, quando non serve davvero. Quindi se gli elementi, non, se le proprietà non sono correlate l'una all'altra, si possono creare stati semplici, separati, e ovviamente indipendenti. Il componente si rirenderizzerà in ogni caso quando uno di questi tre stati, nel caso dell'esempio, saranno cambiati. Quindi se cambia hidden ma non cambia né count né mod, il componente si rirenderizzerà perché hidden è cambiato. E i componenti figli si rirenderizzeranno solo se le loro props cambiano. Ora guardiamo un esempio. Particolare, ma neanche poi tanto. Cosa succede se noi abbiamo un componente figlio che ha bisogno di cambiare lo stato del padre? Allora, immaginiamo di avere questo in un'interfaccia, in un'applicazione React, in cui abbiamo un componente che contiene questi quattro bottoni, una specie di bottom group, è scritto qua, quindi un gruppo di bottoni, che è un componente che ha uno stato. E questa porzione funziona in questo modo: ogni bottone può essere selezionato oppure no, ma solo uno di questi può essere selezionato in un preciso momento. Quindi quando io seleziono scacchi, gli altri devono essere deselezionati. Se io seleziono poker, gli altri devono essere selezionati. Perché ovviamente se io scelgo un gioco, in questo caso da giocare, non posso giocare in teoria a uno scacchi con un poker a fianco. O uno scacchi con un blackjack a fianco. Ma se gioco un gioco, non gioco gli altri tre. E l'informazione su quale bottone è selezionato, mettiamoci in questo caso, non è all'interno del bottone. Anche perché il componente scacchi non è detto che sappia che esistono altri 3, 4, 5 componenti e quali proprietà abbiano. Se lo stato è all'interno del componente scacchi, il componente bottone scacchi conosce solo se stesso e il suo stato, non quello degli altri. Quindi, se lo stato fosse su quale bottone deve essere selezionato sul componente padre, questo ci darebbe la visibilità ai vari bottoni di sapere se deve renderizzarsi selezionato oppure no. E quindi cambiare per esempio colore. Qual è il problema? Il problema è che l'evento di click che farebbe cambiare lo stato selezionato al bottone, diciamo, poker, ma dovrebbe anche far cambiare lo stato deselezionato agli altri tre, l'evento di click è all'interno di ogni singolo bottone. Quindi siamo in questa situazione, c'è uno stato che è contenuto dal padre, ma chi va a cambiare lo stato dovrebbero essere i figli. E noi per ora abbiamo sempre visto che lo stato viene cambiato dal componente che contiene lo stato, non da un suo figlio. Ok? Quindi come potremmo creare e poi risolvere questa situazione? Quindi immaginiamo di avere questa situazione, immaginiamo di avere app che passa attraverso una props a questo bottom group i nomi dei bottoni. E questo bottom group ha poi una funzione che si chiama selected che indica qual è il bottone selezionato e poi a ogni dei suoi bottoni contenuti che si chiamano simple button passa delle proprietà, il nome del bottone
quindi il nome che deve apparire sul bottone, scacchi, dama, quant'altro, l'indice 1, 2, 3, 4, in cui per esempio appaiono nella pagina o in cui sono identificati in maniera univoca e se è selezionato oppure no. Quindi in fase iniziale io creo scacchi, poker, cos'è che c'è? Blackjack e Go, e do a scacchi l'indice 1, poker 2, eccetera, e dico che scacchi è selezionato attraverso una props, blackjack non lo è, poker non lo è e Go non lo è. Quindi hanno questa, ricevono questa props selected false. E poi questo simple button, in base al valore di selected, mettono il bottone in azzurro o lo lasciano in nero. Ok? Quindi in fase di inizializzazione è facile. Ora, quello che cambia lo stato, quello che cambia il selected, è però nel button group. Quindi, come vi dicevo, noi invece vorremmo che cliccando qui, lo stato di questo, il colore di questo selezionato, diventasse true, non false. Quindi questo dovrebbe diventare true, questo dovrebbe diventare false. Ma chi fa questa operazione? Chi fa questa operazione? Lo fa questo, selected, lo fa button group. Quindi come facciamo a risolvere questo, questo problema? Abbiamo alcuni modi. Possiamo avere, beh, innanzitutto dobbiamo gestire l'on click dal bottone, no? Sicuramente qua va definito un on click in ognuno di questi bottoni. Va definito una callback che gestisce il click del bottone. Il button group deve offrire un metodo per cambiare l'opzione che offre questo selected state, set selected, se selected è lo stato. E qui è come in un certo senso risolviamo il problema. La reference del metodo set selected, che è un metodo creato dallo useState, deve essere passato ai singoli bottoni. Quindi ogni bottone avrà una reference al metodo per cambiare lo stato del padre. In questo modo. Quindi button group avrà selected, choose button, quello che è, che chiamerà un aggiornamento di stato su set selected. Ai singoli bottoni, scacchi, poker, blackjack, go, verrà passata un'ulteriore proprietà che potremmo chiamare scegli, che sarà una reference al metodo scegli bottone che il button group ha, e poi ogni singolo bottone avrà un on click che prenderà questo metodo dalla props e gli passerà l'indice del bottone che è stato cliccato. In questo modo, quando qui viene passato l'indice 4, se il bottone, se questo era false, qui verrà indicato un set selected 4 che cambierà le props, perché a questo punto, vabbè, se qui ci fosse stato scritto 4, questo false diventerebbe true. Le props verrebbero ripassate ai figli e quindi il componente padre si rirenderizza, ripassa le props ai figli e quindi i figli aggiornano il loro aspetto grafico. Ok? Quindi, quando vogliamo cambiare lo stato che è in un componente padre da uno dei componenti figli e dobbiamo proprio, come in questo caso, e ci sono esempi in cui bisogna farlo, quello che possiamo fare è prendere quel set X che abbiamo e o inserirlo in una funzione o passarlo direttamente come props dove c'è bisogno. E a quel punto chi ha l'informazione per cambiare lo stato generale può farlo. In generale, suggerimenti di progettazione di React: quando possibile è bene creare componenti senza stato, piuttosto che componenti con lo stato.
perché quelli senza stato sono più riutilizzabili e sono anche più veloci da eseguire. Quello che spesso si fa e che faremo anche noi adesso in un esercizio è cercare di muovere lo stato al... non mi viene la parola in italiano. All'antenato comune, grazie. Che in React si chiama state lifting, quindi spostare verso l'altro, elevare lo stato. Quindi se uno stato deve essere utilizzato da quattro componenti che sono contenuti in un padre, allora spostiamolo al padre, in modo che gli altri quattro possano utilizzarlo. E se l'hanno bisogno di accedere, lo si può passare attraverso delle props. E se devono aggiornare, questi figli devono aggiornare lo stato, possono farlo attraverso lo stesso meccanismo che abbiamo visto per i bottoni dei giochi, quindi passando delle callback e chiamando delle callback per aggiornare lo stato del padre. Questo rende i componenti figli stateless, che sono, di nuovo, più veloci da eseguire e più riutilizzabili, perché in teoria, se un componente non ha lo stato, si può spostare in un'altra applicazione, in un altro file, e riutilizzare in un altro file così com'è, senza bisogno di iniziative particolari. Ok? Fin qui ci siamo? Ora, proviamo a prendere il nostro esercizio che abbiamo fatto settimana scorsa. Quindi qui in questa cartella React meno qua c'è esattamente quello che abbiamo fatto settimana scorsa, niente di più, niente di meno, e facciamo il primo punto di questo esercizio. Quindi inseriamo lo stato. Questo esercizio ci chiede tre cose che cercheremo di fare oggi. Uno è aggiungere lo stato. In questo momento non abbiamo stato, ma vorremmo aggiungerlo. Due è implementare la funzione per votare la singola risposta, quindi per aumentare lo score della singola risposta di uno. E poi, alla fine di oggi, inizieremo ad aggiungere una nuova risposta. Quindi inizieremo a predisporre quello che ci serve come componenti per aggiungere una nuova risposta alla tabella che abbiamo di risposte. Ma partiamo da aggiungere lo stato. E l'esercizio ci chiede definire dove inserire lo stato nell'applicazione e quanti variabili di stato abbiamo bisogno, riflettendo sui vantaggi e gli svantaggi. Per inizializzare lo stato utilizzate l'insieme di domande e risposte finte, quelle che stiamo utilizzando finora, e aggiornare i componenti conseguentemente. Ok? Quindi, partiamo da app. Vedetela in fondo, più o meno. Meglio? Sì. Partiamo da app. E mettiamoci qui perché direi che tutto quello che ci serve è qui. Innanzitutto, quali sono, immaginando la nostra applicazione al momento, ma pensando anche che a un certo punto avremo anche altre domande, non solo una singola domanda. Quanti e quali stati la nostra applicazione in generale potrebbe aver bisogno? Quali sono le cose che vogliamo potenzialmente cambiare? Ricordiamo, lo stato scatena un re-rendering, giusto? Quindi quali sono le cose che potenzialmente vorremmo cambiare affinché venga fatto un re-rendering nella nostra applicazione finora? Le risposte, questo sicuramente, no? Perché a un certo punto se andremo a modificarle, abbiamo dei bottoni per modificarla, per cancellarle, la tabella delle risposte. Ok. E poi l'altro potenziale stato, immaginando che ci sia un'applicazione che non abbia una sola domanda, ma molteplici, quale potrebbe essere? Domanda per strada.
Le domande. In questo momento abbiamo una sola, ma le domande. Ok. Partiamo dalle risposte, che sono ovviamente la parte che ci interessa di più, no? E vogliamo definire uno stato che contenga le risposte. Dove andiamo a definire quello stato? Opzione A, in app. Opzione 2, in answer. Opzione 3, in answer table. Basta, non andiamo sotto perché sotto diventa ridicolo. Quindi 1 in app, 2 in answer e 3 in answer table. Dove potremmo definire lo stato? Quindi la sua risposta è o, quindi non in answer table sicuramente, o in answer o in app. E lui dice, in prima battuta potremmo metterlo in answers, perché si aggiorna solo la tabella. Se no ogni volta si renderizza tutta l'applicazione. Mm-hmm. Se no ogni volta si renderizza tutta l'applicazione. Altre opzioni o altre idee o in accordo o in disaccordo con lui, con la sua proposta. Se mettiamo lo stato delle domande in app, quando cambia la domanda cambiano le risposte, quindi la parola cambia e viene renderizzata anche la tabella. Quindi tu dici mettiamolo in app, adesso lasciamo perdere le domande per un attimo. In answers, quindi anche tu concordi metterle in answers. Lasciamo perdere le domande per un attimo, concentriamoci sulle risposte. Altre opinioni? Non ci sono altre opinioni. Allora, facciamo così. Chi dice che potrebbe essere una buona idea metterlo in answer table? Chi dice che potrebbe essere una buona idea metterlo in answers? Ok. Chi dice che invece potremmo metterlo in app? Ok, ora, chi dice che vorremmo metterlo in app? Perché in app? Perché in answers abbiamo due risposte allineate abbastanza. In app? E così, a pelle è una buona idea metterlo in app, ma... No. Perché? Perché è più generico rispetto alla filosofia dell'antenato comune. È più generico rispetto alla filosofia dell'antenato comune. Però se solo per questo motivo potremmo dire tutti gli stati stanno in app, perché tanto è l'antenato comune a tutti, no? Quindi... Infatti cercavo una spiegazione. Ok, migliore di questa, però, ok. Qualche altra spiegazione, la versione 2 di questa? No? Per aumentare la risabilità. Però tu hai votato per answers. Per aumentare la risabilità di answers. Mm-hmm. Qualcun altro? Sì. Anche se queste non sono allo stesso livello, quindi magari devono essere allo stesso livello di stato per essere compatibili. Answers e question sono allo stesso livello, sì, perché sono definite entrambe qui in questo momento. Ovviamente questa è una roba che a un certo punto le fake question a un certo punto le toglieremo da lì. Però in questo momento sono entrambe definite lì e quindi tu dici sono definite allo stesso livello, avrebbe senso. Se cambio la question e si aggiunge una risposta, me ne accorgo qui, in questo momento specifico, e quindi... potrebbe aver senso metterlo in app. Se io facessi, e poi vi dico dove potremmo metterla, se io facessi così, qui scrivessi props.answer
punto lento. Cambierebbe qualcosa nella risposta o no? Se cancellassimo una risposta dovremmo propagare la modifica anche al header. Che però se noi, come dicevamo, mettiamo lo stato qui, ci cambia qualcosa? No. Se noi l'avessimo messo nella tabella, ovviamente sarebbe stato un problema perché questo non si sarebbe mai più aggiornato. Ok? Quindi qui continua a sembrare una... Questo è un motivo in più per dire possiamo non evitare di metterlo nella tabella, anche se era già opinione... abbastanza diffusa di non averlo lì, almeno tra chi ha alzato la mano. Ok, allora, la risposta è che in questo momento sia in answers che in app potrebbero andare bene entrambi i posti. Answers, in questo specifico momento, answers è forse la soluzione più azzeccata. Noi andremo a metterlo in app e in questo momento non in answers, non perché in answers sia sbagliato averlo, ma per essere pronti per i prossimi passi, quando a un certo punto avremo anche molteplici domande e quindi quelle informazioni le dovremo prendere da quello che ci arriva in app. Però anche in answer andrebbe bene. E se avessimo in answer, quale sarebbe l'unica controindicazione? Perché ce n'è una in realtà. Che se volessimo rilevare i cambiamenti delle domande nell'app. No, sì, esattamente. Se volessimo rilevare delle domande sarebbe un mal di pancia terribile. Ma al netto di quello, con cosa lo inizializziamo? Che abbiamo detto che non è bene inizializzare le cose con una props, perché se la props cambia non viene, perché questo viene letto solo quando il componente viene renderizzato la prima volta. Quindi sì, se cambiasse la domanda e cambiasse la risposta da qualche altra parte, questo non varrebbe. Se cambiasse la domanda, quindi invece di domanda 1 andiamo alla domanda 2, non capita adesso ma ipoteticamente, e il componente fosse già creato, questo avrebbe la risposta della domanda 1. Sì. Perché lo stato è solo qui e questo valore qui viene... non questo, ovviamente. Aspettate. Questo valore qui viene letto... viene letto solo quando viene creato il componente per la prima volta. Quindi finché non si fa il refresh della pagina, la tabella contiene... se la props cambia, la tabella non se ne accorge. Ora, dato che c'è questo link tra le domande e le risposte, finché abbiamo una sola domanda, va benissimo qui. Ma dato che a un certo punto ci collegheremo al nostro server, con il nostro database che ha due, per esempio, domande, a quel punto, cambiando la domanda, vorremmo riutilizzare questi componenti e quindi, mettendolo qui, non avremo una tabella aggiornata quando si cambiano, se cambiassimo immediatamente la domanda. Quindi, detto questo lo tagliamo, e quindi questo lo salviamo, e andiamo in app, e dentro app definiamo il nostro const answer set answer come stato, e importiamo anche lo stato, e importiamo anche lo stato. Come inizializziamo lo stato? Come lo inizializziamo qui? Fai questo in punto get answer. Facciamo però così che è più bello, pulito. Const fake answers uguale question.get answer, che è la stessa cosa però. E tanto vi ripeto, tutta questa parte a un certo punto
non ci sarà più. Quindi qui lo inizializziamo con fake answer, così abbiamo una variabile. E cosa dobbiamo cambiare qui sotto? Beh, adesso abbiamo uno stato, quindi invece di fake question.getAnswer cosa useremo? Props, dobbiamo passare... Sì, non props perché... Lo stato direttamente, quindi answers. Non la callback perché non lo stiamo cambiando le domande, no? Stiamo solo passando le domande per renderizzarle nella tabella. E facciamo anche uno stato per le domande, per la domanda, che in questo momento non ci serve un granché, ma const question, set question, uguale useState, e anche questo lo inizializziamo con fake question. E quindi qui, invece di fake question.id, usiamo question.id, invece di passare fake question a question description, passiamo direttamente allo stato. Dobbiamo cambiare qualcos'altro nei componenti sotto? Quindi in answers, in answer table, eccetera? No, perché lo stato l'abbiamo definito qui, lo passiamo come props, quindi di là già ricevamo delle props e siamo a posto. Proviamo solo se funziona, perché fidarsi bene, ma non fidarsi meglio, appunto. Quindi fatemi installare tutto. E npm run dev. E andiamo su localhost 5173. Ok. E noi continuiamo a vedere la nostra tabella esattamente come prima. Non abbiamo fatto in realtà nessuna operazione particolare se non introdurre lo stato. Dopo la pausa useremo questo stato che abbiamo introdotto per fare il secondo punto dell'esercizio, che era rendere questo bottone freccia in alto funzionante. Quindi quando io clicco qui vorrei vedere questo meno 10 diventare meno 9, meno 8, eccetera. Quindi aggiornare lo stato, un pezzo dello stato della risposta, solo lo score, non il resto della risposta, che però è contenuto in app. Ok? Quindi attivando questo vote app. Questo bottone di vote up. Facciamo 20 minuti di pausa e alle 10:10 riprendiamo.